Vabbè, questo qua in basso a sinistra è il tasto di spegnimento dell'autoradio. Questo è il tasto sonoro, possiamo decidere le diverse tipologie. Questo è il tasto di colore, abbiamo viola, abbiamo naturalmente nessun colore, il blu, il rosso e poi torniamo al viola. Questa è la luminosità dello schermo. Supponiamo che durante la notte vi capita di guidare, la luminosità dello schermo può essere fastidiosa, quindi premendo questo tasto scurirete. Verrà oscurato lo schermo in modo tale da non essere fastidioso a chi guida. E poi cosa vediamo? Una funzione particolare di questa tipologia di autoradio è la funzione picture in picture, immagine all'immagine. Naturalmente facendo questo modo voi potete visualizzare sulla stessa schermata altre cose, ad esempio, non so, sulla schermata, intanto che usate la schermata Bluetooth, potete usare il navigatore, vedere la funzione di navigazione e quant'altro ancora. Ad esempio, se siete sulla funzione DVD, adesso non stiamo a mettere dentro CD, però è attiva la funzione PIP, Picture in Picture. Ad esempio, qua potete vedere il vostro DVD, ma qua potrete visualizzare il vostro navigatore. Naturalmente potete decidere se farlo apparire o scomparire e poi decidere quali funzioni visualizzare a questo interno. Naturalmente questa potete spostarla tranquillamente dove volete e ha anche uno zoom, fino a tre tipologie diverse di zoom. Bene, cosa possiamo dire di altro di questo autoradio? Sicuramente, allora, gli ingressi USB USB e di controllo iPod sono stati messi sul retro e c'è un motivo fondamentale, perché in modo tale che davanti non occupano spazio, comunque non danno fastidio a chi guida o se avete bambini in macchina, ma escono direttamente dalla parte retro, in modo tale vengono forniti dei cavetti e potete alloggiarli all'interno del vano portoggetti oppure nel cruscotto, in modo tale che tutte le volte che scendete o salite dall'auto non dovete staccare i vostri iPod o magari dimenticarlo in macchina facendo gola a qualcuno che passa. Bene. Questa secondo me è una delle migliori radio che abbiano mai realizzato, due DIN con tantissime, veramente tantissime funzioni. Forniremo il manuale utente in italiano, adesso vi faccio vedere cosa viene fornito nel kit. Nel kit di installazione naturalmente viene fornito il telecomando, un usuale, usualissimo, diciamo, telecomando, un usualissimo telecomando che vedete. Poi naturalmente verrà fornito il libretto di istruzioni manuale, questo in inglese, però la Fantastic Store fornisce il suo personale in italiano. Abbiamo il pennino per il touchscreen, naturalmente potete usarlo tranquillamente. Poi altri articoli che vengono, altri oggetti che vengono dati, beh, naturalmente abbiamo il cavo ISO di alimentazione, il cavetto di alimentazione, eccolo qua, lo vedete tranquillamente. Poi nel kit vengono forniti le opportune viti e staffette per viti e staffette per il fissaggio della nostra autoradio all'interno del vano cruscotto. Poi abbiamo l'interfaccia dei comandi al volante di tipo resistivo, naturalmente eccola qua, collegabile direttamente sul retro dell'autoradio. Poi viene fornito il cavetto radio, eccolo qua, molto importante. Poi naturalmente abbiamo tutti i vari ingressi RCA, l'ingresso anche della retrocamera. Ecco, una cosa che mi stavo dimenticando è che l'autoradio può essere direttamente collegata a una retrocamera e quando voi inserite la retromarcia in automatico si collegherà ad essa. E questo è molto importante. Poi va bene il kit, forniamo anche il cavetto iPod e cavetto iPod, eccolo qua. Cavetto iPod, il classico cavetto, il cavetto USB, molto bello e di grande qualità, e naturalmente anche l'antenna GPS, eccola qua, la nostra antenna GPS. Per ultimo possiamo dire che diamo anche in dotazione una mascherina di completamento. Adesso non riesco bene a farvela vedere, comunque così, per rendere l'idea, questa va incastrata sull'autoradio stessa. Bene. Penso di avervi detto tutto, vabbè, in dotazione diamo anche l'SD card a 2 giga, sulla quale potete mettere il software che desiderate.